Il virus avanza con le sue insidiose varianti e le misure di contenimento devono adeguarsi con una ulteriore stretta. Da domani la Campania passa in zona rossa, Veneto e Friuli Venezia Giulia in arancione e il governo si prepara già ad un nuovo giro di vite. Il Ministero dell'Interno ha invitato questori e prefetti a rafforzare i controlli sugli spostamenti tra regioni e sulla movida, che saranno mirati nei luoghi di ritrovo dei più giovani e intensificati nei giorni festivi e prefestivi. Sono però soprattutto gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico a lanciare l'allarme. L'aumento costante dei contagi, di quella che ormai è la terza ondata già in atto, e i ricoveri nelle terapie intensive oltre la soglia critica in metà del paese impongono misure più rigorose di quelle appena entrate in vigore con l'ultimo decreto. Se i dati dei prossimi giorni non segneranno un miglioramento, sono diverse le ipotesi sulle quali il governo sta ragionando. La prima, il parametro di 250 malati settimanali ogni 100.000 abitanti, potrebbe portare obbligatoriamente e non più facoltativamente alla chiusura delle scuole e potrebbe anche far scattare in automatico le restrizioni da zona rossa. La seconda, nei weekend potrebbero essere inaspriti i divieti con la chiusura dei luoghi di ritrovo nelle grandi città. Al vaglio ci sono poi il possibile anticipo dell'orario del coprifuoco e il lockdown nei fine settimana. Misure drastiche che potrebbero però diventare l'ultima possibilità per evitare una chiusura totale in tutto il paese.